dove una profonda insenatura si apre tra rocce frastagliate e il bianco dei marosi si infrange contro la sabbia dorata, intorno a un minuscolo porto appare all'improvviso al viaggiatore un piccolo gruppo di tetti rossi. Più oltre, da una chiesa in rovina, un tortuoso sentiero, superato il mulino, conduce ad una grigia altura cosparsa di antiche e venerabili tombe. In basso, nella valle ombrosa, un verde boschetto di noccioli attira in autunno, con semplici prede, i chiassosi fanciulli del villaggio. Sono tre fanciulli di tre diverse famiglie. Emily, la più graziosa fanciulla del villaggio. E Philip Ray, il figlio del mugnaio. E Dino Harden, orfano di un marinaio ucciso al mare in tempesta. Si recavano spesso a giocare. Ora innalzavamo castelli di sabbia, ora inseguivano i flutti, altre volte fingevano di avere una casa nell'angusta grotta che si celava tra gli scogli. Un giorno era Enoch il capo famiglia, un altro era Philip, mentre Annie era la sposa. Ma altre volte Enoch riusciva a prevalere per più giorni. Questa è la mia casa e questa è la mia sposa, diceva, e Filippo in lacrime, ma è il mio turno. Si accendeva allora la lite e il più forte Enoch era sempre vincitore. Allora gli azzurri occhi di Filippo si empivano di lacrime, di ira, ed egli gridava: Enoch, ti odio! Si scioglieva allora in pianto anche la piccola moglie e pregava che non bisticciassero, poiché lei desiderava essere la piccola moglie di entrambi. Quando fu trascorsa la rosea fanciullezza e il fuoco della vita divampò nel loro cuore, essi arsero d'amore per quell'unica fanciulla. Enoch rivelò la sua passione mentre Philip amava in silenzio. Annie era più gentile con lui, ma senza vedersene amava Enoch. Ed Enoch, desideroso di possedere una barca tutta sua ed una casetta per Annie, risparmiando giorno dopo giorno, divenne ben presto il più fortunato pescatore della zona. Per un anno servì come nocchiero in una nave e per tre volte durante la tempesta salvò l'equipaggio. Da tutti stimato, non aveva ancora compiuto il 21° anno
quando poté acquistare una barca e una casetta simile a un nido, posta a metà del sentiero che conduceva al mulino. Aveva risvegliato in Enoch il desiderio di guadagnare il più possibile per dare alla sua creatura quanto egli ed Enni non avevano avuto. E il desiderio si rinnovò più forte quando nacque un figlio. Conforto per Enni nei giorni in cui Enoch viaggiava sul mare tempestose o in terre lontane. Ma ogni umano evento è soggetto alla volubile fortuna. 3 leghe più a nord si apriva un'ampia radura dove Enoch si recava. Un giorno, montando sull'albero della nave, scivolò e cadde, e quando fu soccorso si avvide che una gamba era spezzata. Mentre giaceva infermo sotto un tetto estraneo, Enni gli generò un altro figlio, ma questa volta debole e malaticcio. I concorrenti godevano, furtivi, di appropriarsi del suo lavoro e del pane dei suoi figli. Così, nell'animo di Enoch, si insinuarono il dubbio e la tristezza. Forse i suoi figli e la diletta sposa avrebbero trascinato la vita tra gli stenti, mendicando la sopravvivenza. Ma venne da lui un giorno il padrone della nave dove era stato nocchiero. Tra breve il legno avrebbe spiegato le vele verso lidi lontani. Non avrebbe consentito a salirvi come nostromo. Enoch si rallegrò mentre l'ombra della sventura sembrò dileguarsi ai suoi occhi. Ma come sarebbero vissuti i suoi cari durante l'assenza? Non sarebbe stato utile vendere la nave che aveva acquistato con tanti sacrifici
e provvedere così a denni di merci e di bande, organizzando per lei un piccolo commercio di quanto può essere necessario ai pescatori e alle loro mogli. Egli, a sua volta, avrebbe commerciato nelle terre lontane e, tornato ricco, avrebbe finito in pace i suoi giorni. Invano Annie lo implorò di non andare, poiché il cuore le dettava funesti presagi. Enoch vendette la barca, acquistò mercanzie e allestì per il nuovo uso una stanza della casa. Nel giorno dell'addio, fissò lo sguardo ardito sul volto della trepida Annie e invocò la benedizione di Dio su lei e sui figli. Amy, le disse, questo viaggio porterà a tutti noi giorni migliori. Dio abbia cura di questo bimbo infermo e tu servami intatto il focolare, poiché è più presto che tu non creda. Io tornerò. Ma infine anche Amy tornò. Enoch, tu sei saggio, ma ciò non ti gioverà. Io non vedrò più mai il tuo volto. Questo nel mio cuore è scritto. E nel mio, rispose Enoch, che il mio sguardo si poserà ancora su di te. Tra pochi giorni, quando la nave passerà davanti a questo lido, con questo cannocchiale, fissa da lontano il mio volto e sorridi. Ciò detto, cinse con le forti braccia la pallida Annie e baciò sul volto i figli stupiti. All'infermo che dormiva, Annie tagliò dalla bianca fronte una ciocca di capelli e gliela porse, ed egli in fretta, raccolto il suo fardello, si allontanò. Mestamente, Annie si sforzava di seguire le indicazioni
È la volontà del marito, ma è incapace di menzogna, non era nata per il commercio. E attendendo notizie di Enoch, viveva stentatamente. Il terzo figlio, intanto, cresceva sempre più malato, e invano ella lo circondava con le sue materne cure, finché un giorno la sua piccola anima volò via. Il bimbo dentro la fossa, quando Philip, che mai da quel tempo lontano l'aveva rivista, si disse: forse potrei ora esserle d'aiuto. E attraversato il sentiero per tre volte, con mano lieve bussò al suo uscio. Nessuno rispose, ed egli, varcata la soglia, la vide immersa nel dolore, volgere la fronte alla parete e piangere. Allora, fattosi coraggio, sedette accanto a lei e disse: «Non per vedere il mondo, Enoch, ti ha lasciato sola, ma per dare ai tuoi figli una migliore educazione. Ma se tornando vedrà che l'alba della loro vita è già trascorsa, quale peso sarà per la sua anima? Noi, Annie, ci conosciamo da lunghi anni, ed ecco, sono venuto a pregarti per l'amore che porti ad Enoch e ai suoi figli, di permettere che io, che sono ricco e solo, li mandi a scuola. Enoch, un giorno, potrà rendermi il denaro». «Enoch ancora vive, lo sento», rispose Annie. «E potrà un giorno renderti il denaro, ma non potrà sciogliere l'obbligo di tanta generosità». Così Philip mise a scuola i due fanciulli, comprò loro il necessario e ad essi si dedicò completamente. Ma di ratto, per evitare la maldicenza, mise piede nella casa di Annie. Solo le inviava per mezzo dei bimbi, erbe e frutta e conigli catturati sulla duna e le rose che prime ed ultime fiorivano sul muro della sua casa di fronte al sole. E qualche volta, vantando il pregio del grano, anche la farina del suo mulino. Ma non riusciva a comprendere l'anima di lei, che a stento talvolta sapeva rivolgergli una parola di ringraziamento. Solo i fanciulli erano per lui, e padroni della casa e del mulino, rendendogli amore con amore, e presero a chiamarlo Papà Philip. Trascorsero così 10 anni, da quando Enoch aveva lasciato il paese, e nessuna notizia mai era giunta di lui. Annie era con loro, ma loro supplicarono per avere con sé anche papà Philip. Egli si schernì, ma quando a forza, con le deboli braccia, tentarono di trascinarlo, cedette ai loro desideri. Ben presto ad Annie mancarono le forze
e sedendo disse: «Lasciate che riposi». Philip restò al suo fanco mentre i fanciulli si disperdevano tra gli alberi e ricordò la sera in cui, in quello stesso luogo, ferito nell'anima, si era nascosto nell'ombra. Finalmente la guardò. Ella taceva. «Sei stanca?» le chiese. Ma lei nascose il volto tra le mani. Ed egli allora, preso da improvvisa determinazione, esclamò: «Il battello è perduto, perché pensarci ancora? E uccidere te stessa e rendere questi fanciulli orfani del tutto?» «Non a questo pensavo», rispose Annie, «ma le loro voci mi fanno sentire il peso della solitudine». Allora Philip, accostandosi a lei, disse: «Da tempo, Annie, c'è qualcosa nel mio cuore. Non è possibile sperare che Enoch sia vivo. Mi addolora vederti così sola e priva di aiuto. Tu forse mi leggi nell'animo. Desidero averti come moglie ed essere un padre per i tuoi figli, che come padre già mi amano. Conceda ancora il Dio a noi uniti qualche giorno felice». Commossa, Annie rispose: «Sei stato per noi come un angelo buono. Dio ti benedica per questo. Ma si può forse amare due volte? Potresti forse essere amato come Enoch? Anche se mi amassi un po' meno di lui, sarei ugualmente felice». Ma ella, quasi atterrita dai suoi stessi pensieri: «Ancora un anno, ti prego. Attendi ancora un anno». «Ho atteso tutta la vita», disse Philip. «Attenderò ancora un anno». Passarono veloci i mesi e un giorno Philip tornò da lei. «Guarda, le nocciole sono di nuovo mature». «È già trascorso un anno», chiese Annie, e ancora lo supplicò di attendere un mese. Ma in una notte insonne ella invocò ardentemente Dio perché le desse un segno della sua volontà. Poi prese la Bibbia, l'aprì e il dito le cadde su queste parole: «Sotto l'albero della palma». Non comprendendo il senso, richiuse il libro delusa e si addormentò. Ed ecco il suo Enoch. Sedeva su un colle ai piedi di una palma e sul suo capo il sole. Egli è morto, pensò.
andare su di lui. E quelle sono le palme che un giorno la turba sparse felice, gridando Osanna nei cieli. Si sentì rinascere e si spense finalmente nel suo cuore ogni arcano presentimento. E da quel giorno, come era ormai per i bambini, Philip divenne tutto per lei. Aveva navigato verso i lidi dell'eterna estate e dopo tempeste e bonacce, toccando spiagge dorate, raggiunta un porto d'Oriente. Lì Enoch aveva fatto raccolta di merci preziose e per i figli lontani aveva acquistato un drago dorato. Ma assai meno lieto fu il ritorno. Il cammino sulle onde placide si era annunciato felice, finché inerti bonacce non avevano impedito al legno di proseguire. Era poi seguito un violento spirare di venti, contro i quali nulla poteva, né coraggio né ingegno di nucchiero. Infine la tempesta aveva scagliato la nave contro alti scogli. Il legno si infranse e le onde si rinchiusero sui miseri resti. Tutti perirono,
Solo Enoch con due compagni, aggrappandosi a tavole erranti, riuscì a guadagnare la riva. Era un'isola lussureggiante, la più solitaria di quel solitario mare. Nulla gli mancava di quanto serve al nutrimento: frutta di ogni genere, noci ed erbe salutari e animali facili da catturare. Lì, in una gola della montagna, i naufraghi costruirono un rifugio, ma il più giovane, rimasto ferito, languì per 5 anni prima di morire. Poi anche l'altro compagno cadde fulminato dalla sferza del sole ardente. Enoch restò dunque solo. Né volto umano poteva vedere, né ascoltare voce gentile. Ogni giorno sorgeva una nuova alba e il sole e i raggi dorati rinfrangeva tra le palme burroni, bagliori sulle acque d'Oriente, bagliori sull'isola nel giorno, bagliori all'ora del tramonto. La notte le stelle suonava cavernosa la voce del mare. Poi di nuovo il giorno, ma nessuna vela. Spesso, mentre Enoch guardava in moto l'orizzonte, sorgevano sua mente i fantasmi del passato, ed egli con l'immaginazione vedeva persone, cose nei luoghi conosciuti, nei lidi lontani, i bambini e nelle casette, il sentiero, il mulino, il bosco ombroso, la spiaggia dorata, la bianca vela, i nebbiosi mattini di novembre, le radure rocciose e le foglie profumate, umide di pioggia. Trascorsero così le stagioni e precoce vecchiezza era scesa sul capo di Enoch quando finalmente il suo destino giunse a compimento. Spinti fuori rotta, una nave sostò su quell'isola e la ciurma si sparse sulla riva in cerca di acqua, riempiendo di grida quei luoghi solitari. Allora si vide scendere dalla montagna il solitario con i lunghi capelli, lunga barba e abiti a brandelli, e strani lamenti uscivano dal suo petto,
E tuttavia, man mano che ascoltava umani accenti, si scioglieva la sua lingua e finalmente riuscì a farsi comprendere. Allo stupore per il suo racconto, seguì la pietà ed egli ebbe abiti e un passaggio a bordo per tornare in patria. Passarono i giorni, porti e terre visitò la nave e infine apparve la meta. Ognuno versò un obolo per l'esule che solo e con quell'unica scorta fu sbarcato sul Lido da cui un giorno era partito fiducioso. Si incamminò verso casa. Casa. Gli restava una casa. Era il tramonto e quando l'ultimo raggio si spense, una fredda nebbia avvolse le colline. Mentre su un ramo spoglio un uccello solitario mormorava un canto triste. Enoch camminava e infine gli parve di vedere brillare tra la nebbia un lume. Col cuore presago di sventura si avvicinò alla casa dove un giorno aveva amato Enni ed erano nati i bimbi, ma sull'uscio era scritto «Si vende». E intorno era silenzio e deserto. «Morta, morta per me», mormorò, e discese verso la piazza in cerca della taverna. Misera e sconnessa che vi era un tempo, c'era ancora, solo non vi era il padrone di allora, ma la vedova di lui, Miriam Lane, buona e loquace, che accolse senza riconoscerlo, l'esule in patria. Molti giorni Enoch riposò in silenzio, ascoltando da Miriam i racconti del paese e la sua stessa storia, e dalla morte del bambino malato, della lotta di Enni contro la miseria, e infine della generosità di Philip, del loro matrimonio, allietato dalla nascita di un bimbo. Nulla traspariva dal volto di Enoch, ma nel suo cuore egli desiderava almeno una volta rivedere il volto di Enni, finché una sera si spinse verso la collina e lì sedette, unito da mille ricordi e da indicibile tristezza. Poi scivolò lungo il muro e vide accanto al focolare sedeva Filippo col bimbo sulle ginocchia e sopra il secondo padre si chinava una fanciulla, una seconda Enni, più giovane e soave. Dall'altro lato la madre ora volgeva lo sguardo al piccolo, ora parlava con l'altro figlio che gli era accanto, alto e forte, e sorridevano, ed Enoch era come morto, che è tornato a vita, che della moglie non più sua, e il figlio di lei, ma non suo, sulle ginocchia del padre, e gioia, e pace, e felicità familiare. I suoi figli, grandi e belli, un altro al suo posto, regnare, fatto signore dei propri diritti e dell'amore dovutogli. Allora, poiché ciò che gli occhi vedono colpisce più delle cose udite, si appoggiò tremante ad un tronco, temendo che un grido uscito dal petto potesse infrangere per un istante la felicità di quel focolare. Poi, furtivamente, senza rumore, della notte costeggiando il muro, per il timore che lo trovassero lì, domani, trappolato a terra, raggiunse il cancello, lo aprì, lo richiuse e uscì verso i campi.
questa solitudine. Questa incrollabile risoluzione sorresse i suoi giorni, ma qualche volta chiedeva a Miriam: non teme la moglie del mugnaio che suo marito possa essere vivo? Oh, sì, rispondeva Miriam, essa lo teme, e se qualche nuova le venisse dalla morte del marito, un grave peso le cadrebbe dal cuore. Quando Dio Onnipotente mi chiamerà a sé, egli pensava, allora solo saprà. E sdegnando l'elemosina, tesseva reti per i pescatori e sul lido caricava e scaricava navigli. Ma trascorso un anno dal suo ritorno, fu colto da lento, insidioso languore e giacendo sul letto con la morte davanti, godeva nel suo cuore pensando, quando non ci sarò più, ella saprà che l'ho amata fino all'ultimo. E finalmente, chiamata a sé, Miriam le disse: donna, io ti svelerò un segreto che tu sul libro santo devi giurare di custodire finché non mi vedrai morto. E quando Miriam ebbe giurato, aggiunse: conoscevi Enoch Arden? Lo vidi in tempi lontani venire dalla strada a testa alta e non curarsi di nessuno. La sua testa ora è china, rispose Enoch, e nessuno ha cura di lui, a cui restano pochi giorni di vita. Enoch sono io. Tu, Arden, disse la donna con un grido, egli era di un piede più alto di te. Il Signore ha curvato le mie spalle e il dolore e la solitudine hanno spezzato la mia vita.
ma sono io quello che un giorno si sposò con lei che ora ha accanto a sé come nuovo marito Philip Ray. E le narrò del naufragio della vita solitaria e del ritorno della sua risoluzione di mantenere il silenzio. Pianse la donna, vinta dal dolore, e gli disse: «Lascia che vada a prendere i tuoi figli, perché tu possa vederli almeno una volta prima di morire!» Ma egli replicò: «Donna, non turbare la mia fine. Mi conceda il cielo di fronte alla morte, fermezza del mio proposito, e ascolta ancora queste parole. Io ti prego, quando non sarò più, di dirle che sono morto benedicendola e conservando per lei nel cuore l'amore che provai per lei quel giorno in cui per la prima volta posò il capo accanto al mio». A mia figlia Amy, lei così simile alla madre, che l'ultimo mio respiro è stato per benedirla, e benedico anche mio figlio, e di anche lui, Philip, ho inviato la mia benedizione, perché ha operato per il nostro bene. Figli che non mi conobbero vivo vorranno vedermi morto. Tu lasciali venire, perché sono il loro padre. Ma lei non venga, perché il mio volto bianco la turberebbe. Uno solo del mio sangue mi verrà incontro. Questi capelli sono suoi. Ella li tagliò il giorno della mia partenza e li ho tenuti sempre con me in questi lunghi anni. E li avrei portati con me nella tomba. Ma ora io lo vedrò tra gli angeli. Tu dunque, quando sarò morto, li darai a lei perché le siano di conforto e perché siano prova. Che Enoch sono io. Ciò detto, tacque, e Miriam provvise tutto. La terza notte, mentre Enoch giaceva immobile nel letto, si udì un richiamo dal mare. Si alzò il malato e, allargate le braccia, gridò: «Una vela! Una vela! Sono e ricadde immobile per sempre. Così passò la sua forte anima e l'intero villaggio natale accompagnò il figlio esule e dimenticato all'estrema
La musica sono state veramente maggiorate. Grazie. Un attimo, vediamo un pensiero. Faremo a partire il punto per chi può fermarsi. Così. Io ho pensato di mettere...